La presentazione ufficiale della Mocambo Chieti Basket, che parteciperà al prossimo campionato di Serie A2, con il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio e il presidente della Chieti Basket Gabriele Marchesani. Presidente Marsilio, un'eccellenza dello sport abruzzese a Chieti Basket. Un'eccellenza che ringraziamo per lo sforzo che sta facendo per mantenere questa tradizione cestistica ad alto livello. La Serie A2 è molto impegnativa, è diventata anche molto più difficile con il nuovo regolamento, con i nuovi gironi, insomma con le nuove regole federali, quindi fare anche quest'anno ad alto livello e confermare la presenza nella Serie A2 sarà difficile, sarà impegnativo, ma credo che l'impegno della società, di tutta la squadra e dei tifosi chietini sarà, diciamo, la molla decisiva per permettere anche questo traguardo. Le chiedo un'ultima cosa: la Regione Abruzzo sta puntando molto sullo sport, tra una settimana conosceremo la grande partenza del Giro d'Italia. Che importanza ha il basket nell'economia sportiva della nostra regione? Come tutti i grandi sport di squadra che hanno un seguito popolare ampio, una pratica di base molto ampia, è anche un vettore appunto di marketing territoriale. La Serie A2 si gioca in tutta Italia, quindi portare il nome di Chieti e dell'Abruzzo in tutte le partite in tutta Italia, far venire tifosi quando si gioca in casa, significa anche alimentare una conoscenza dei luoghi, un interscambio turistico ed economico molto molto importante. Presidente Marchesani, ci siamo, il 1° ottobre, il via della stagione, il campionato a Cividale del Friuli, è una squadra che ha già ben impressionato nel precampionato. Insomma, quali obiettivi? Ma in precampionato ci siamo confrontati con squadre anche di A1 come Pesaro, dove abbiamo ben figurato andando a giocare lì. Stiamo facendo, ecco, un'ottima preparazione. Chiaramente l'obiettivo, come negli anni passati, è quello della permanenza in A2. Questo bisogna ricordare che per Chieti non è mai accaduto, è il terzo anno consecutivo di permanenza in questa categoria molto importante. Come diceva prima il presidente Marsilio, con la riforma dei campionati e dei regolamenti quest'anno ci saranno 5 retrocessioni e quindi ci dobbiamo ben attrezzare, i ragazzi devono essere veramente ben attenti a giocare bene, perché l'obiettivo minimo è quello del 9° posto, che ci permette appunto di salvarci senza disputare i play-out. Sarà la prima stagione del post-Covid, almeno ce lo auguriamo, diciamo così. Cosa chiede al pubblico di Chieti? Assolutamente, ci sono state 2 stagioni dove la prima eravamo proprio nel mezzo del Covid e quindi non era permesso l'accesso al pubblico. L'anno scorso era un pubblico un po' così deficitario. Quest'anno ci aspettiamo, ecco, il pubblico delle grandi occasioni come nei campionati passati di Serie B. Speriamo che il palazzetto, non dico che debba riempirsi sui 2800 posti, però ci aspettiamo sempre un pubblico importante intorno ai 1500-2000 unità.